soprattutto, dato che a far casino ci pensano quelli di sotto, noi qui cerchiamo di stare un po' in silenzio, grazie. Soprattutto silenziamo i cellulari. Immaginiamo per un attimo di stare sei secoli fa. Ecco, perché il nostro compito, non so se quelli del palio l'hanno capito, è quello di raccontare la storia. Per imparare la storia della nostra città non basta studiare sui libri, bisogna viverla la storia. Noi con i nostri ragazzi abbiamo immaginato di vivere in quei periodi. Nelle scorse edizioni del Palio, in altre 25 edizioni, si è sempre parlato dell'eccidio dei Chiavelli, e a un certo punto questi qui sono morti. Ma la gente, tutta l'altra gente che viveva qui, che cosa viveva? Che cosa sentiva? Che cosa provava? Gioia, dolore, rabbia, rancore, fame? Ecco, allora abbiamo immaginato questo come? Facendo rivivere dei personaggi esistiti, con tanto di pedigree realmente, e dei personaggi che sarebbero potuti esistere. Immaginiamo un attimo di essere sei secoli fa, nel giugno del 1435. Voi dite, ma perché? Ecco, dovete sapere che alla fine di maggio, qui, il 25 maggio, sono stati uccisi i Chiavelli, una parte, i bambini due giorni dopo. Però chi stava fuori le mura non sapeva nulla ancora. Qui dentro le mura c'era tanta paura, perché dopo una malefatta c'è sempre paura che qualcun altro arrivi a punire. Ma quelli che stavano fuori non sapevano nulla. Ora immaginiamo che stia giungendo qui, in Piazza Alta qui, una compagnia di teatranti che andava recitando tragedie greche, una compagnia che viene a recitare l'Elettra di Sofocle. Questa compagnia entra e non sa nulla di cosa è accaduto. Ora io seguito a parlare, ma sta compagnia quando arriva? Popolo! Ma sono un po' disgraziati, perdonateli. Bravo! Quando c'è la fatica, se la squaglia tutto.
Se fosse come dice Crisotemide, e dovresti essere un po' veduto. Marito mio, sei parte in causa. Quando che se parla di queste cose, faresti meglio non apri in bocca. Ma io so o non so parlare di figlio. Oh, via, sempre a guardare sto pelo dall'uovo. Ma piuttosto, ma Elettra, mandosa e ficcata. Io, signorina Elettra,
ce l'ho. La classe senz'altro, di quella ce n'hai tanta di me. No, ti sbagli. Se c'è una cosa che io ho di meno, è l'anni. Ruzzo, quella figliosa madre fammi di chi è Etna! Calma, Etna, calma. Non si mettiamo a litigare fino a Riani. Non mi vale proprio. E vuole dire che le chiacchiere non ammucchia. E su, datemi la massa se mangio per stanotte, che io sto stranca morta e per ora mettermi lunga. Che per strada, no consudo chiudere occhio, era tutte uche quella stranaccia schifosa. Mi sa che anche io andavo a Fabriano non da meglio. Mi sbaglio? Chiacchieriamo, chiacchieriamo, ma ce ne hai fatto caso che da quando siamo arrivati è ne è passata l'anno? È quello che stavo dicendo prima alla Mendole. Quella donna! Ma sarei chiamata signora quella donna? E quale rispetto, santi Dio! A chiamarla. Madonna, vi prego, vogliate cortesemente indicarci palazzo di famiglia Chiavelli, signori desta nobile città? Lasciatemi per l'amor di Dio! E vaffa! Quello! Ma perché? Che è successo che non avete visto? Ah, Carzona! Non lo so! Io non ho visto quelli, lasciatemi! Ma, ci penso io. Udite, udite, udite! È giunta testè in questo castello la gloriosa compagnia teatrale di Agamennone. Giunta a rappresentare una tragedia di Sofocle, l'Elettra. Domani, a un'ora di notte, alla piazza del mercato. Ah, portarsi la sedia, se no a in piedi qua. Se mi fa scomodo, anche la forma di casa, la gallinella. Sì, però Lise, e voi capisci o no che signore a Fabriano non comanda più né? Sì. Ma ditemo, ma detto che adesso che vi ho fatto ripulisse i chiavelli su dal comune, per consiglio di credenza non comanda più quelle. E chi comandaria allora a dritta di pignone? Ma come chi comandaria? Il comitato di difesa cittadina. E chi ci staria il nostro comitato? Ah, ma non sai proprio niente! I capi della congiura! E modestamente con Maritemo in testa. Ah, Alice, a Fabriano la cambia tutto! E svegliate! Sarà, Cami, ma tutte le volte che qualcuno ha detto che vorrà cambiare tutto, era per non cambiare quelle. Te vedrai che quando si sarà posato tutto sto polverone, vedremo che dalle sedie del comando ci staranno sempre le solite chiappe. Io quella gente la conosco bene, ci sono sta serva. I signori vuole succedere di lui, tanto ormai sempre a galla. E ho capito, Lise, ma se te il dico io, che sono la moglie del regnone, la moglie del capo, ma me ci avrei da credere, no? Anzi, mo come moglie del capo, e toccherà che mi addosso una pulita. Tu che dici, Lise? Sarà, Cami, perché io che quelle profiche le signore abbassavano la cresta, non lo posso riaccredere, ma vabbè, staremo a bere. Buonasera, sono Corrone! Buonasera a voi! Comma, che vi succede che vi vedo tanto preoccupate? Ma come? Non sapete quelle? Da dove venite che non c'è sapere? Sono arrivata da poco, che sono stata a Parenzo. Pare che stanotte quei due agnelli dei Chiavelli, che Maritemo la cercai tanto. Ma quali agnelli? I figli piccoli della Sola Bianca, Galasso e Tommasino, e gli ultimi maschi ai Chiavelli. E
dopo aver scannato il Sor Battista Chiavelli con tutta la famiglia, la cercai tanto, ma frate di Sant'Agostino, la girti nascondendo per le case. Ma allora è tutti morti? Tutti, maschi che stava a Fabriano. E sti tuoi comieri, chi l'ha ha salvati dal macello? Oh! Si dice che è stato Don Ambrogio! E chi l'avrebbe detto? Che quel monaco, che pare tanto umano, fosse in ghibellino. Uno è partito e Sor Battista. Ma no, Liseo, Don Ambrogio non è di nessun partito. Ma poi è stato ammazzato un neri, dico io. Ma che pare aver fatto di male quelle due creature? Che te stava di... Ah beh, insomma, sei sto frate che ha fatto? Prima l'hanno nascosti per qualche giorno. L'ha fatto sapere al camerino e dopo, quando i soldati e il duca Evarano feriati sotto le mura, l'ha calato giù con la corda dentro la canestrella. Meglio così, ne? Zitta, non ti fa sentire da Brignone. Camilla, vacca, che questo non è il posto per donne. Dovrebbe la cisterna e il palazzo.
dalla corte del conte di Montefeltro. E come ti ho fatto entrare dentro? E da una porta che ero aperta, dopo dovevamo bucare. Ma non c'è sale, guardi. Disgraziati! Guarda te, sti giovani di oggi, più gli dici che c'ha sta termine, che da fuori con le reali spie, più non te la retta! Qui c'è Brignone, che mi ha fatto chiamare. E questi hanno scappa. Ma chi è lei? Agamennone, famoso attore tragico, nonché capo comico di codesta signoria. E di grazia, con chi avrei l'onore? Costui è messer Arcangelo de Fior del Monte, capitano del comitato di difesa cittadina. Io, invece, sono Gaspare Nicolò, camerlengo del predetto comitato e speziale fornitore ufficiale degli signori priori. Dunque, me se dice che voi ne venite dalla terra d'Urbino? Merci vive, messere. Colà avremmo avuto l'onore di recitare alla presenza del conte Guidantonio da Montefeltro, signore e padrone di quella nobile città, lo quale ci gratificò sommamente. Mangiassimo quasi tutte le sere. Fate bene e meglio, ma come ne sarei avuto pensato di venirne proprio a Fabriano? Chi vorrebbe chiamati? Messer Battista Chiarelli, signore padrone di questa nobile città. Si capisce, Messer Battista. Certo. Bravi, bravi. E quanti ne siete voi da sta compagnia? Allora, di Temnestra, la regina di Micene, Registo, il suo sposo, Oreste, il vendicatore, e infine, Crisotemide ed Elettra, figlie del fu Agamennone, che modestamente sarei io, il capocomico. Quando si resta, e le figlie sue, saranno mie, eh? Oh, parli? Dici niente? Che nanna! È sempre questo discorso! Ma quante volte ti vado a dire, Cisto, che per noi artisti il confine tra quello che è vero e quello che ci assomiglia c'è e non c'è. A me quando muoio me ne parla così le fa incazzarmi un po'. Ovviamente non c'è bisogno che ci alloggiate al palazzo, eh. A noi ci basta anche un ricovero per noi mascoli e uno per le femmine. Boh, che poi se questo dovesse tanto turbare la signoria, noi potremmo stare anche tutti quanti in una stanza. Tanto siamo una famiglia, no? Ah, sono una nostra famiglia. Per quanto riguarda il desinare, invece... Per quanto riguarda il desinare... Per questo non vi avete da preoccuparne. Perché pure, messer Agamennone, quale capo di codesta compagnia, come sbaglio, no? Ecco, voi siete ospite del comitato di difesa cittadina. Voi invece, guai a voi se vi muovete da qui, no? No, insomma, Germania stasera e non ci attaccato. Brignone, accompagna il messer Agamennone al palazzo, ce la fai qualche dimanda. E fagli mettere la fascia roscia, che sapete bene. Se no, poi alcuni congiurati non la conosce, lo scambia per una spia e gli dà una torturata tra capo e collo. Oh, ma messeri, ma io sono solo un povero attore, eh? Io sono solo uno come loro, eh? Manzo, e chi com'è? Allora c'era! Ma c'è un equivoco, non dovessimo recitare! Avete sentito qua detto? Messer Arcangelo del tuo timore? Non ve dovete da preoccupare, domattina se sei innocente lo spettacolo ci sarà. Allora voi a passare la parte, fate tante prove che noi non potremo far brutta figura davanti a sti signori. Domani dovremo rappresentare una tragedia che sti signori non se la ad ascoltare finché campa. Se invece siete una spia ce ne sarà tanto lo spettacolo, ma sempre una tragedia sarà.
altro po' e quelli mi faceva tagliare la testa. Ma perché? Elettra che c'entra? Non inizia! Come che c'entra? Pensate, Elettra, no? Ha scoperto che il più giovane, Francesco, è una spia! E allora da subito ha capito a capo, ti fide fuoco, cosa, Arcangelo di Fiordemonte. Eppure, oh Dio, che quella non era uno senza arte, senza arte né parte. Volevo Dio che quella era senza arte né parte come quella faccia intenne. C'hai i calli dalle mani? Ma perché le spie c'hai i galli? No, vabbè. Quello sicuramente no, però che sbaticati non ce l'ha, quello so sicuro. Tu guarda le mani da Agamennone come Alice. A me quello non mi piaceva per niente, e ve l'ho detto pure farà Agamennone. Ma pure quello che ti dice l'altra cosa è tutto oro. E date, no? E date gli eletta, ma scemo una riforma. A me è successo quello, anzi ho già fatto gomito, perché prima questi non si fidavano di lui, adesso invece che gli avevo smascherato la spia siamo considerati amici e potevo fare quello che ci pare. Elettra, ma è vero quello che hai fatto? È vero, ma hai salvato la testa. Sono questa figlia mia. Oh, ma la compagnia è la famiglia, no? Siete tutti figli mia. Io sono il capo. Però se sta famiglia con la necessità, toccherà a fare prove. E se fa le prove, se mangia. Se ce l'avessi non lo sarei magnato! Ma non capisci che un artista si può nutrire anche dei bei ricordi? Beh, è la pietanza di tutti i giorni, ogni tanto se potesse cambiare! L'altra parte, anche non gli fanno vedere.
che ammazza te e Clira e Mestra. Da retta a me, e la gente ce la manda. Per curiosità. Sì, a me non peccare. Pare che la conosci.
aperta. Se ti ho detto che la conosco, vuol dire che non la conosco. Te la fidatevi, no? E
piace, i fiori freschi. E mica quelli passini come te. Brutta zoccoletta, invidiosa. Io sono invidiosa, sì. Ma guarda, te zitta. Dove dire, eh? Oh, non cominciate a litigare. Adesso che posso fare non ci sta. Vabbè, ma... Mi sono sbagliata! Volevo dire alla Vennone! Cisco! Mi fai confondere! Parli sempre! Quando che resta sta zitto! Ma se non parlo mai! Lampo! Date retta a vostro! Date retta a vostra mano! Mia volontà e toccherà fare le prove. Senza fare le prove non si mai. Elettra! Quanto avevo riempito la cassa con i vestiti! Vestito verso il manto della regina! Quello blu con le strisce dorate! Sarà uscita a pianire l'amore suo! E mica l'ha capito che non fa più la parte dell'amorosa! Perché pure voi dalla Ruarella? Ah no, perché mi avete
girarmi c'è stare buttare io? Una signora sa da salvare sempre la faccia. Certe cose le faremo a casa. Già, almeno la faccia! Gemma, Margherita. Già, ma senti che noi ci sta piazzata, va? Che cinotto, va bene, che mentre che noi stiamo a chiacchierare, quell'altro gli fa la festa senza dice quello. Ma prima, non capisco. E ti, tira questo piede il cappuccio. E tira questo cappuccio. Se c'è da parlare, va a parlare a me. Jim! Come on.
quando si attorna con gli altri due faremo un po' dei propri. Contegno! Noi sei ma signore!
stava. Oh, ma sono non so la moglie dell'arcangelo dei fior di monte, il capo del comitato di difesa. Adesso se metteva la fascia rossa dal braccio, tra un po' di tempo, quando arriva che so io, e se la levamo. Ma è tutta una questione di tempo, no? Tocca a me occhio e poi me lo insegnate. Ma chi è arrivato? Margherita, hai visto passare tu frati? È scappata via! A chi è scappata? La sola Bianca, la moglie di Pino Cavelli, assieme a quella spia che è stata acchiappata ieri. Ma chi c'era di guardia dalla torre? Dagli, tu guardi. E me l'immaginavo! Poteva essere solo che lui. Sarà meglio, mo, che quelli che armassi dentro li ammazzavo prima che ci scappa via pure loro. Stavolta le guardie hanno messo un po' la a Gaspare? No, all'Angelista, il figlio di Galassini. No, non mi fido. Sarà meglio che quelli che armassi rendo li ammazziamo subito. È stata fatta stamattina. Brignone, pensaci te, mi raccomando. Consideratelo fatto, Zorca. Oh, ma adesso che succede? Fanno che a Campanone sono ammazzati, così che è successo qualcosa di brutto. Ci sa che anche stavolta ce ne siamo prese di dietro.
pericolo incombe sulla nostra libertà appena riconquistata. Guido Chiavelli è giunto con poderoso esercito ed è ora asserragliato nel castello di San Donato presso suo fratello Nolfo. I due stanno aspettando rinforzi dai Montefeltro di Urbino, dai Varano di Camerino e persino dalla Repubblica di Venezia per riconquistare il nostro comune. Oh Signore, rimetta a noi i nostri debiti, come noi li rimetteremo ai nostri debitori. Non basterà il vostro valore per difendere la libertà appena conquistata. Le forze del male sono tante e munite di armi potenti. Calma, calma, manteniamo la calma. Quello che dice Arcangelo è vero. Il pericolo è grande e il nemico è potente, ma ci sta un esercito più forte del nemico, un esercito che è pronto a correre in nostro aiuto. È l'armata del conte Francesco Sforza! Basta che lo chiamiamo, voi che dite? Viva il signore! Viva Sforza! Ebbene, noi l'abbiamo già chiamato, ci sapevamo che eravamo d'accordo. Evviva Francesco Sforza, salvatore libertà comunali! Viva Francesco Sforza! E allora, gemma tutti ad accogliere il salvatore Fabriano! No. Allora, la rivoluzione, perché l'avessimo fatta? Perché l'avessimo fatta? Che ne so, e chiedono a loro pure, ma l'ha fatto tutto loro. Basta Finanzio, quella mattina, 1-2 non ci stava. Vieni la salvatore Fabriano! Vieni la salvatore Fabriano! Quanto ce la saremo vista brutta! Oh, ma allora me la taglia più la testa? E che, ti dispiace? No, no! E che assediamo a Brignone, pariamo da fatto. E invece siamo sani e liberi. Che vi dispiace? Ma no, no, mia, mia, anzi, ringraziamo il cielo! Ma come devo? E gli altri soldati? E ci ha fatto scappare dalla torre, no, che Brignone ci aveva chiusi. Ma, una cosa, hai detto i soldati, ma i soldati di chi? I soldati di Francesco Sforza, no? Ah! Ma non è vero che arriva la Fabriano? Questo è un nezzo, ma so che ha mandato un governatore con tanti soldati. E sto governatore ha sciolto il comitato di difesa città. E per pacificare la città ha firmato l'amnistia generale. Uscì, semmo scappati tutti. Adesso vedrete che appena fatto salterà sotto la Fabriano. Allora è vero che era una spia. Non è una spia, è il soldato di Francesco Sforza, che cioè all'ordine di Salma Mala Bianca, la moglie di Guido Chiavelli. E noi l'avevamo aiutato. Oh. E appena fatto saltorna Fabriano e me l'ha promesso. Le promesse degli uomini, manco te figli. Ma te quel che sai, a te l'uomini è quando te la fa delle promesse. Oppie, non ancora iniziate a litigare, che basta il casato che già c'è. Oh. Oh,
Amici miei, ma avete da perdonare se buon cannato, ma non potevo farne a meno. La mia missione era troppo delicata per compromettere più di quanto avevo già compromesso. Io sono Francesco Salimbene, luogotenente del conte Francesco Sforza, e governo questa città per conto del mio signore. Capitemi, in attesa dell'arrivo degli armati, dovevo fare che non succedesse l'irreparabile. Dovevo salvare la testa di Monna Bianca di Chiavelli dal furore sanguinario dei congiurati. Popolo di Fabriano, gettate le armi e sia la pace tra le due. Io, Francesco di Salimbene a Siena, assumo il comando di questo castello, quale governatore in nome e per conto dell'eccellentissimo conte Francesco Sforza, gonfaloniere di sua santità Papa Eugenio IV. Allo scopo di promuovere la pace, perché mai più le lotte fratricide possano insanguinare questa terra benedetta, si stabilisce che tutte le armi vengano consegnate prima del subito presso la nostra residenza, dal Palazzo del Podestà, e che i cittadini non possa in giro di notte se non muniti di una lanterna che li illumini la faccia. Se stabilisce ancora che da qui a 7 giorni chiunque, e sottolineo chiunque, sarà trovato in possesso di armi, sarà disarmato e quindi multato con la somma di 45 scudi. Ora la pace di Fabriano è garantita dall'armata del mio signore Francesco Sforza, e sarà mio compito stroncare sul nascere qualsiasi tentativo di turbarla, da qualsiasi parte esso venga. Resta. Io sono Gaspare Nicolò e porto i miei deferenti saluti al nostro signore. Io posso servirvi in ogni cosa, voi non avete che da chiedere. Ma no, Messer Gaspare, non adesso, non adesso. Io sono il capo del comitato di difesa e porgo i miei... Ci sarà tempo per questo. Ah, comunque non c'è più nessun comitato di difesa. Adesso siete tutti uguali. Ma... E ricordate di consegnare le armi. Ma io, messer capitano, cioè, posso servirvi adesso? Non so, vino e cereto, soppresciate e saratica, pinocchiate, quello che desiderate. Ma, cioè, l'importante è che fate bene a tenere larga da sti assassini. Dice lui? Comitato. Ma a quale comitato? Il comitato è finito, eh? Adesso il tiranno è morto e noi siamo protetti da Francesco Sforza. Adesso la gente ci pensa al signor governatore, messer Francesco Salimbene. Ora, caro Agamennone, tutto è in mano nostra e saremo finalmente lieti di assistere al vostro spettacolo. Siete contenti? Sì, Messer Francesco. Alla gente, e non tocca farla pensare troppo, è pericoloso. La gente è come una bestia feroce. Se c'ha la magna e beh, non gli viene tante idee per la testa. Gaspare, tira fuori dalla cantina tua una botte di vino. Mettila giù dalla piazzata. Sono d'accordo, Arca, ma cioè, ma poi chi paga? Senza lì le ricanzellate, era mica. Ma scusa un po', ma te da che parte stai? Dalla parte di Francesco Sforza, si capisce? No, non sarà più per niente. Sarà meglio che due botti ce ne metti due. Una bianca e una roscia per farlo capire meglio. È buono, mi raccomando. Beh, ho capito.
Allora, Messer Agamennone, amico mio, sei pronti con questo teatro? Voglia, senz'altro, Messer. Gentile pubblico, finalmente, stasera, si recita! No, cosa? La parte di Oreste, chi la fa? Su, prepariamo, forza! Ovviamente, mio caro Agamennone, farete una farsa, qualcosa che faccia ridere. Voi ne capite, no? La tragedia vostra non si ammazza un re, e non voli certo bene. Non si parla di corda a casa dell'impiccato. La gente sa da calmare, e lui ad attornare a Fabriano. E la gente, re o non re, ad imparare ad avere il massimo rispetto per chi comanda. Paga me! E fa qualcosa che faccia ridere. E allo stesso tempo incomincia a parlare del nostro signore, il conte Francesco Sforza, e della sua nuova sposa, la duchessa Bianca Maria Visconti. Sono in classe. E sarà classico quando ne pare, ma è pur sempre una tragedia. No. Voglio che la gente rida. La gente non deve ridere. La gente sarà divertita. Perché quando la gente si diverte, non pensa, e stiamo tutti più tranquilli. Ecco, potremmo fare le satire di Orazio. La ride? Bene, Orazio le scrisse più di 10 secoli fa. Le satire fa ancora ridere, perché in pratica parla delle miserie degli uomini che si credevate grandi. E gli uomini più grandi si crede da essere, e più fa ridere. E va bene. Vada per queste satire di sto Orazio. Ma prima le voglio sentire. Hai visto? A me un bello! Così, no. Io farò la parte di Orazio, tu quella del suo amico Trapazio. C'è chi giudica la mia satira troppo feroce, tale da andare oltre il lecito. Altri, senza nervo, amico mio, che devo fare? Se fa tanta smania ti prende di scrivere versi, abbi il coraggio di cantare le gesta del grande Cesare. Ahimè, non ne sono capace. Non è dato a chiunque descrivere le schiere irte di lance o i galli morenti con le frecce spezzate. Allora potresti cantare la giustizia di Cesare. Ci proverò, solo se ne avrò l'essere. Ma le mie parole mai giungeranno all'orecchio di Cesare. Quello poi, se gli va di traverso, mi risponde coi piedi. Ma perché mai dovrebbe prenderti a calci se tu parlerai della sua giustizia? È proprio questo il problema, caro amico. E qual è la giustizia di Cesare? Ma no! Ma chi è sto Cesare? Ma chi è conosce? Qualcuno potrebbe pensare che sotto, se voglia prendere in giro il nostro capitano Francesco Sforza, chiamandolo Cesare. E non va bene! Dovete fare qualcosa che parla della gente che si conosce, non dei personaggi di fantasia o storici. Attore tragico, andavi in giro per le corti della Pellazza
facendo il trovatore. E beh, vende una ballata, in modo che la gente se la impara e seguita a cantarla per anni. Una ballata, perché se parla di quello che è successo a Favriano, di quando era cattivo senza acquistare i capelli, e finalmente dell'arrivo del nemico ai tiranni, del difensore delle libertà comunali, dell'eccellentissimo conte e mio capitano Francesco Sforza. No, no, non gli fate, fai una ballata che l'ultima volta quasi finisce male. Volete l'istoria degli tristi chiavelli? Poc'anzi, ascoltando la gente, ho scritto qualche verso. La fai sentire o no sta ballata? Adesso diremo. Dite, udite, udite! Correte ad ascoltare, o brava gente, un'istoria assai antica, mi direte. Acqua passata. Sì, ma non fa niente, perché l'istoria spesso si ripete. Martino, che era un conte di Capretta, vedeva tosto finire la stirpe sua, già che né un maschio, solo una bimbetta, ha avuto a Lea dalla donzella sua. E dai, Agamè, e non ci raccontare la vedeva. Arrivo subito al tiranno? Alla morte. Allora, Battista, Battista, Battista. Dopo Battista, non ce ne stan più, perché la gente gli stava sul naso, sta signoria, non la mandava giù. Cercorono presto quindi un'occasione per accidere tutti quanti loro. Fu il 25, diede l'ascensione, il posto San Venanzio, dietro al coro. Viva la libertà, morte ai tiranni! Al prete gli rimase il credo in bocca. La gente tirò su da sotto i panni asce, faccette e giochi tocca tocca. Squartò, sgozzò, firzò tutti i chiavelli. Col sangue ci aveva fatto roscio il coro. E quando che arrivarono i più munelli, li strozzò con le mani pure a loro. Ma dopo i chiavelli, Sforza fu chiamato col compito di riportare la pace. E così Favriano si è trovato dalla padella dritta ante la brace. E noi! Sono felice! Questo no! Questo è un affronto! È un attentato di lesa maestà! È istigazione a ribellarsi contro il nostro capitano Francesco Sforza! Don Paloniere, la sua santa romana chiesa! Guardie! Guardie! Arrestate questo sobillatore! Ma no, Francesco! Ma tu lo conosci la Ravennale, no? E qua lo scrive, tante volte gli scappa fuori parole che vorrebbe non aver scritto! Ma Urbino, te mi ho accorto con uno dei nuove! E va bene! Ho finito di aver sentito quello! Si deriva! Ma solo fino a stanotte. Se dimani vi trovo ancora dentro sto castello, vi faccio arrestare tutti quanti. Tanto c'è il sotto che va a finire sempre in cucina. Oh, mi dispiace per voi che stasera non vedete la recita. A parte che sta inizia a piovere e poi noi dovremmo partire. Francesco, ho capito che la recita salta, ma salta anche la cena. Non muore,
Francesco è il mio capitano. Teresa è la mia padrona. Francesco, io non voglio essere il padrone di Serva. Io so come loro. Moretta, ma io... Tu mi dovresti fermare un posto, ma io c'ho da amare, Francesco. Io c'ho da sentirmi libera. Libera in mezzo a gente libera. Solidarietà. Eletta, ma anche il cielo piange la nostra rottura. Per favore, ripensacela. Con me c'è un'istia libertà, non quello che te pare. Ma quale libertà, Francesco? Quella che porta da Fabriano. Se quella è libertà, a me non mi piace. Ma adesso io t'amo. Forse anche io. Ma se non essi qui, c'ho paura che potrei riodiare. È meglio usare, Francesco. Addio. Un applauso per tutta la compagnia.